fucili sono davanti a me da giorni, ma le mie armi non sono ancora arrivate. Mi toccherà agire stanotte, senza. Abbiamo bisogno di te a Rotterdam, a 47. L'obiettivo principale è Rutger van Loofen, a capo di un gruppo di criminali internazionali che stanno mettendo all'asta alcune fotografie che il nostro cliente preferirebbe non diventassero pubbliche. Il gruppo opera mediante una banda di motociclisti, di cui van Loofen è presidente. Il nostro cliente ha già mandato un uomo, un agente privato di nome Klaas Teller, ma questo ha fallito o si è venduto. In ogni caso rappresenta un pericolo. Fallo fuori. Van Loofen si è accordato per un appuntamento con un giornalista per alcune foto. Questa potrebbe essere la tua copertura. Prendi le foto, elimina gli obiettivi e ci metteremo in contatto. Ok. Raga, benvenuti in questo nuovo episodio di Hitman Contract. Allora, raga, se per caso voi siete su Instagram, che io lo sono, ecco qua, se volete seguirmi anche qua, così siete aggiornati sulle live quando le faccio. Siccome sapete che YouTube con le notifiche non arrivano. Così almeno se voi siete su Instagram potete ricevere le notifiche di Instagram, appunto. Sì sì, è giro giusto. È solo, ho solo preso la scala sbagliata. Ok, qua c'è il giornalista per appunto che... meglio che elimino subito. Purtroppo il guaio di questa missione è che le armi... non posso portarle dentro qua appunto. Siccome la mia copertura era giornalista. Quanto è vicino... al cancello. Ok, beh, sarà meglio toglierlo da qua perché qualcuno potrebbe notarlo. Là può andare bene. Intanto, raga, sono rimasto veramente sorpreso della mia performance dello scorso episodio, che pensavo di fare due parti per come era lungo, ma invece l'ho completato in tempo, visto che il limite massimo che posso registrare sono 30 minuti appunto. Beh, mi è andata bene. E pensate che Hitman non lo gioco da molto, ma molto tempo. E in pratica io non so nulla dove si sono le varie cose per uccidere gli obiettivi. Ecco, ah, giusto. Devo lasciare l'arma. Le pistole. Beh, la T-Ring e il resto per fortuna non è sospettabile. Salve, può aprirmi la porta, grazie, sono un giornalista, uno Clark Kent. E sì, faccia pure, tanto non do nessun'arma, sia tranquillo. Ok, l'Ugmador. Bene, ok, devo parlare col barista e da dove devo entrare, vorrei sapere da là. Beh, qua non dice proprio dove dovrei entrare, quindi entro da qui, va. Ecco, meglio camminare così per non destare sospetti. Sì, da qua, bene. Cavolo, sono armati pesantemente questi. Ok, il barista sarà di qua. Non so se è di qua il barista.
Birra, pizza. Questi qua sono fatti della pizza. Salve. Eccolo qua, il barista. Quanto metterebbe una partita a biliardo adesso? Vabbè, barista. Il capo mi sta aspettando. Vieni qui, da questa parte. Da quale parte, scusi? Dalla porta. Immagino da questa porta. Infatti. Mi segua. Sì, la seguo, la seguo. Allora? Ah, dovevo farmi anche qua contro dalla guardia. E là, che muscoli! Raga, voi ditemi la vostra esperienza con i livelli che avete fatto voi al tempo con Hitman, con la Play 2 o anche adesso. Perché la PlayStation 3 a Hitman. Veniamo al sodo. Fammi vedere i soldi. Sono lì, contali. Se non sono tutti qui, ti troveremo e incasseremo il resto con gli interessi. Divertiti un po'. Ok, grazie. Arrivederci. Che poi ti elimino. Ok. Ok, posso eliminarlo adesso. Vai così, muori! Questa la prendo io. Comunque, non credo che gli altri siano accorti di nulla. No, appunto. La mia copertura è saltata perché mi ha visto solo lui. Tanto non pensavo di farcela al primo colpo. Sapete, io col filo non ho molta esperienza. Ah, giusto. Forza forte. Ah, perché almeno recupero i soldi. Grazie. Buon riposo. E questi me li prendo io. Con gli interessi. Ok, ora devo solo andare ad eliminare l'altro e me ne posso anche andare. Beh, purtroppo con la pistola che ho. Faccio rumore, quindi è molto probabile che poi devo ammazzare tutti quelli qua.
posso trovare un modo perché non accada. Ok, corri, corri, corri. Ah, bene, tutto bene. Tutto bene, credevo che mi avevano scoperto. Ok, disattiva la corrente. Oh, cavolo. Cavolo. Sì, a quanto pare, come ve l'ho detto, devo liberarli. Qui non abbaglio. Oh beh, raga, a questo punto, perlomeno la prima parte è andata bene. Però sono sotto, a quanto pare, sembrano non essersi accorti. Quindi, buon per me. Salve. E ora preparati a morire. Ecco fatto. Ragazzi, che camera di tortura è questa? Vabbè, me ne vado. C'è un'uscita che mi porta già fuori, che sarebbe più comodo per me. Tanto io se posso travestirmi da gang, perché sarebbe molto meglio per me. Sì. Molto bene. L'uscita è fuori da qua. Perfetto, non sto notando nessun sospetto. E intanto in questa serie, raga, dico fin troppo perfetto. Se mi pagassero per ogni volta che dico perfetto, sarei ricco. Ok, sono così alla porta. Oh, apri la porta. Apri la porta. Uscire. O c'è un altro modo. Beh, c'è una scala, ma non credo che ti faccio uscire. Quella devo vedere là per forza. Peccato non usare la moto. Dico, prendo la moto e me ne vado con la moto. Sarebbe troppo figo. Intanto il logo della maglia mi ricorda, sembra quello di Barba Bianca unito alle fiamme di Ace. Non vi sembra? O solo io ho fatto caso a questo dettaglio? Aia, ho preso una saltata. Via, 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 via. Uscita, uscita. Non va bene. Ok, non volevo disturbare. Dove cavolo è l'uscita? Ah, forse l'ho trovata. Ah, diavolo. Cavolo. Modalità fuga. Non mi avrete mai vivo.
non posso picchiarlo con la pistola. Tu pari di sì, sei posto. Io dico sì, ti meno. E allora, voglio andare giù. Grazie. Arma l'ho presa. Vedo, ecco, quello a canne mozze. Ragazzi, che casino. Perché le vie di fuga sono così complicate da trovare? No, ditemelo. Ok, forse ci sono. Non ci sono per niente. Vabbè, tanto qua. Meglio che li elimino, tanto poi mi scoprono, quindi perché non farlo? Allora. Ah, ecco, l'ho trovata, finalmente. Ok, sono fuori. Bella, allora vediamo un po'. Ultimità abbastanza. Aggressività. Allora, valutazione sicario. Tempo 15 minuti e 05. Vabbè. Ok raga, questo episodio di Hitman. Spero che vi sia piaciuto e ci si becca al prossimo. Ciao!